è l'idea di una residenza, cioè si passa da una residenza a una casa, dipende dal livello di relazioni che si decide e che tipo di scopo si vuol dare a un luogo come questo. Tanti ci lavorano dentro, ma l'anima dopo diventa la responsabilità di chi li abita. Lo studente che ci ha accolto ha giustamente detto: questa è una seconda casa, la nostra seconda casa. Quindi capisco bene anche il sentimento che normalmente si apporta, perché sia il primo vero passaggio da persone adulte. Questi ragazzi che crescono nei collegi e nelle università che frequentano acquisiscono la capacità di creare qualcosa di nuovo, o comunque si inseriscono nel territorio e rimangono qua a lavorare, a fare famiglia, e nascono delle comunità che non muoiono mai. Le comunità degli ex allievi dei collegi, ma si continuano a trovare.